Grandi progetti saranno realizzati ad inizio dell'anno 2023 dall'amministrazione comunale di Bagheria. Tra questi un museo del cinema che sarà ospitato a Villa Cutò, dove sono previsti interventi per la sistemazione e la fruizione del piano nobile, nonché i lavori per la sistemazione del muro di cinta che sono già in corso. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Tripoli nel corso della conferenza stampa di fine anno che si è svolta stamani nella sala Borremans di Palazzo Butera. Tripoli ha anche assicurato che a gennaio inizieranno i lavori per la realizzazione della bretella autostradale in direzione Casteldaccia per snellire il traffico sullo svincolo, nonché la stipula di un contratto con i privati per l'efficientamento della pubblica illuminazione, che sarà completata entro 10 mesi. Buone notizie anche per gli abitanti di Contrada Consone in Corvino per quanto concerne il completamento degli interventi di urbanizzazione e di sistemazione delle strade, i cui lavori dovrebbero essere ultimati entro il mese di febbraio o al massimo marzo. Sindaco, allora si prevede un gennaio di interventi importanti per Bagheria? Si prevede un 2023 nel rispetto del programma di governo proposto agli elettori. Seppur con alcuni ritardi, stiamo cercando di dare seguito a tutto quello che noi abbiamo chiesto, abbiamo detto agli elettori sulla base del programma di governo. Niente di più e niente di meno. Speriamo, che, con, la fine della consiliatura tutto ciò che abbiamo scritto nel programma venga realizzato e soprattutto mantenuto. Dopo 20 giorni di atroci sofferenze, è deceduto Benny Pensati, il 14enne che lo scorso 9 dicembre, intorno alle ore 20, fu coinvolto in un grave incidente stradale sulla statale 113 nel tratto tra Bagheria e Ficarazzi. Il ragazzo, a bordo del suo ciclomotore elettrico, mentre procedeva in direzione Ficarazzi, si scontrò con un'automobile che procedeva in direzione di Bagheria. Dopo lo scontro, il giovane ficarazzese riportò diverse fratture e fu immediatamente condotto all'ospedale Bucchieri La Ferla dai sanitari del 118 della postazione di Ficarazzi intervenuti sul posto. Anche la polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso per poter risalire alla presunta dinamica di quanto accaduto. Successivamente, Benny fu condotto nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Villa Sofia. Dopo il ricovero, i familiari chiesero preghiere per il ragazzo che adesso è salito in paradiso. Giudicati alla società cooperativa Aurora Assistance di Palermo a seguito delle risultanze di gare i servizi cimiteriali di tumulazione, estumulazione ordinaria e straordinaria, inumazione ed esumazione delle salme. La ditta ha offerto il miglior ribasso pari al 10% da applicarsi ad ogni singola tipologia di servizio cimiteriale prevista nell'appalto e sino alla concorrenza del complessivo importo dei servizi pari a 29.877,80 euro compresa IVA. Il provvedimento adottato dall'amministrazione comunale è stato determinato dal fatto che sin dal mese di novembre del 2018 non è presente personale necrofilo in comune. Per effettuare le operazioni di tumulazione, estumulazione e inumazione per tali servizi, sin da allora devono essere necessariamente affidati in appalto quindi servizi a terzi per garantire essenziali e inderogabili attività cimiteriali. Intanto sono in allestimento ulteriori 330 loculi e quindi necessita urgentemente procedere alla tumulazione delle salme in attesa, poiché non vi è più capienza nei depositi del cimitero comunale e i defunti rischiano di rimanere nelle abitazioni dei parenti sino a quando non si reperiranno nuovi loculi sepolture con gravissime conseguenze di natura igienico-sanitaria e psicologica per i parenti stessi. A seguito delle affermazioni rilasciate dal Comitato Maria Santissima del Lume di Porticello, con le quali si ringraziava l'amministrazione comunale tranne qualcuno, con un comunicato l'amministrazione comunale ci tiene a precisare che tutti, fino all'ultimo consigliere, a cominciare dal sindaco, hanno messo a disposizione tempo, competenze e risorse affinché si potesse realizzare la festa. Troviamo indecoroso rivolgersi in questi termini nei confronti di chi si è speso senza riposo per risolvere le innumerevoli problematiche che si sono presentate fino al giorno stesso della festa. Un talk nel corso del quale la comunità bagherese ha reso omaggio ieri pomeriggio all'ingegnere del team Ducati Tommaso Pagano dopo il successo di Pecco Bagnaia al campionato del mondo di MotoGP. L'ingegnere elettronico di pista della Ducati nella MotoGP classe 79 è intervenuto al Teatro Butera dialogando con il presidente Ussi Gaetano Rizzo, il vicepresidente Valerio Tripi, la giornalista sportiva Alessia Anselmo e il professore Tommaso Ticali. Insieme alla mia squadra, al mio pilota, insomma, è stata una vittoria di gruppo.
di cui vado fiero di farne parte. È stata una bella stagione. Sono stati i momenti, diciamo, più esaltanti? Ma diciamo che avevamo finito la stagione scorsa, che abbiamo lottato per il titolo, siamo arrivati secondi e siamo arrivati anche lì a pochi punti, a 18 punti, quindi ci abbiamo provato l'anno scorso. Quindi abbiamo iniziato la stagione partendo tra i favoriti e c'era un po' di aspettative, di pressione addosso. Infatti all'inizio dell'anno erano tutti gli occhi puntati sul nostro pilota. E le cose non sono andate subito bene perché abbiamo avuto un po' di difficoltà tecniche, anche un po' di, chiamiamole tra virgolette, sfortuno, comunque eventi sfortunati sportivamente parlando. E poi invece durante la stagione abbiamo rimesso le cose in fila e il pilota è stato veramente bravo ed è stato protagonista dalla gara di Assen in poi di una rimonta senza eguali nella storia, quindi con il culmine fino a giocarci all'ultima gara il titolo. E diciamo siamo arrivati alla fine, che mancavano pochi punti per poter vincere, quindi con un po' più di consapevolezza, però siamo rimasti col fiato sospeso fino alla fine ed è stato bello, quindi la gioia di esplosioni, di sacrifici durante la stagione, ripensando, tornando indietro, è stata dura, però è stato ancora più bello vincere così. Intervenuti anche i ragazzi della consulta giovanile per capire dal talentuoso ingegnere bagherese come emergere e raggiungere vette così importanti. Presenti anche i parenti di Tommaso Pagano, tra cui il padre Pino, già dipendente comunale, come sempre schivo ed emozionato. Forza. Cos'hai provato quando che compagnia ha vinto il titolo con tuo figlio? Sicuramente una grande emozione che non si può raccontare, poi specialmente per un genitore è un momento unico, solo questo. Poi preferisco ascoltare quello che gli altri dicono, non mi piace tanto parlare di me stesso e di me. Tutto pronto per il ricco tombolone in famiglia che si svolgerà questa sera alle 21 nell'auditorium del complesso parrocchiale di San Pietro in via Mattarella. Nel corso della serata si esibirà il gruppo dei ragazzi del catechismo diretti dalla maestra Roberta Ferrauto, che eseguiranno una serie di balletti accompagnati alla chitarra da Nadia Scalici e al flauto da Fabio D'Amico e Roberto Lippi. Si tratta di ragazzi coraggiosi e volenterosi che si sono messi in gioco cercando di superare il comprensibile imbarazzo iniziale, dato che per loro sarà la prima volta che si esibiranno in pubblico.